Io sono un artista perché non voglio essere un artista. Altrimenti lo saresti? No, non voglio essere, ma lo sono. Chi è che dà questi giudizi? Dell'artista? Qui quindi, lo posso dare soltanto io, perché gli altri sono tutti delle grandi incompetenti. La maggior parte. E siccome non lo dice nessuno, me lo dico da solo. Se fossi a Parigi lo capirebbero e non direi più niente. Vedrai che con la tastiera sentirai... Non dico niente adesso, ma... Poi ci piace anche di Fisa. Sì, sì, tu devi... Sì, dico boia! Ti dico la tastiera, Dio cane! La tastiera, dai! Vai a fiare il coglione, se non hai fisico, vai, vai a letto, Dio cane, vai! E io mi di entrare in tutti i piani di me. Questa me l'ha dato una ragazzina, stai zitto, stai zitta anzi, perché te pendi un po'. A me la dice. Tu sei andato a mangiare, ti vedo un po' che grazie. No, no, e devo ancora mangiare, che se mangiava te te tu c'era già la tia, Dio cane, devo mangiare, il cane. No, ti vedo un po' giù perché quando uno ha mangiato. Adesso mi giri il discorso. Adesso mi giri il discorso, capito? Lo vedo un po' giù quando si è giovani. Uno può essere anche artista e andare a figa, ma quando sei veramente maturato come artista la figa dai, la sottovaluti, dai, che cazzo, non vuoi mica mettere la musica con la figa. Poi appena c'è un difetto non le guardo più, sono tremendo. Delle fighe sono... Ma io non scherzo mica, io Dio cane, la mia figa è la musica, il pianoforte, la fisarmonica, la tastiera. La figa armonica. Puccini diceva la mia musa, però si scopava, non si scopava mica la musa, si scopava la figa. Ma perché non ho scopato anche me una sposa l'altra lì? Non scopava mica la musa, si scopava la figa. Ma perché non ho scopato anche me una sposa l'altra lì di Acerbia? L'appartamento, Dio cane, dopo sono andato a mangiare da mia amica, mi sono bevuto una bottiglia di vino di Pinot bianco, Dio cane, e non capiva più un cazzo, Dio, poi se la stanno, l'ho fatta mangiare dalla Madonna, non sono cresciuto, scopo più. Lui invece se ne dava due scopate rimaneva lì secco, doveva chiamare l'ambulanza per... Rimanevo lì grasso. Ma io un casino di indirizzi, numeri telefonici, ma di belle fighe, non di fighe, di belle fighe, non di fighe, di belle fighe, le più belle. Ma se tu ti dassi un po' più da fare, non saresti, saresti a fare lo spazzacamino. E non sto scherzando, una addirittura di Monaco, è a Monaco che sta scrivendo un libro. Ed è, se la vedi, te cadi per terra, perché te una figlia così non la potrai mai avere, hai capito? Ripeto. Io sì, te no, te mi conosci, la mia psicologia mentale e l'uccello, c'è Dio cane, questa qua, sta tedesca, suonava al piano, mi ha fatto una sega dentro la dentro la pianola. Dentro la pianola, noi sapevamo sulla pianola. No, sul pianoforte. Sul pianoforte lei ha suonato, ho suonato io, invidiava le mie qualità dell'improvvisazione miliardaria, una gnocca così, se la vedi ti non esiste, guarda, la solitudine. Il pianoforte era qui, a muro, no? Qui. Là di là c'è il banco, erano le 4 del pomeriggio. Lei andava a studiare perché è ancora in Germania, no? Non sto mica scherzando. Io cane si è messo a suonare, fra che suonava bene, non improvvisava perché invidiava i miei virtuosismi, no? Voleva essere come sono io. Allora, gli uomini ne avevano un casino perché gli stanno tutti dietro. Io l'ho conosciuta in spiaggia, mi ha chiamato lei, mi ha detto, lo sai che sei molto bravo, mi ha fatto i complimenti. Lei mi sgola, Dio cane, una gnocca. Ma poi di quella sensualità vera, non da puttana, capito? La carne da yogurt. Sì, da yogurt, una sega. La carne da yogurt. Sì, da yogurt, una sega. Da yogurt, c'è la catena da yogurt. Che si vede a yogurt, con la pelle tedesca, con la pelle bianca. Bianca, bravo, la dana di spermatozoi, come si chiamano? Nello yogurt ci sono spermatozoi. Insomma, un massaggio. Sai cosa ho fatto? Allora, l'ho incominciato a stufficiare, non era capace di dirmi di no.
mi sono tirato fuori il cello, questo è un classico, l'ho cacciato nelle mani, ha fatto la sedia, ho sborato vicino al pianoforte, è venuta la moglie, è venuta la e ho visto un venire sopra la sfogatura, no, io gli ho messo un piede leggermente perché poteva schizzare. Ah, dagli la vuoi. Messo un genio per queste cose. Gli fa da ragazzi india poi. È un'altra anche questa, no? Cazzo. È un'altra anche questa, perché un altro si troverebbe in difficoltà. Se fosse stato Leonardo, dimmi, con la batteria la fai schizzare da tutti qua, mi dico la botta. No, ma io ho messo il piede e la signora mi ha fatto. Gli ho detto, signora, ma senti lo star pianista come suona bene, ma è indifferente. Però lei ha captato qualcosa. Nell'osso. E dopo lei è andata via, doveva andare via il giorno dopo. Dio cane, no, non ce li ho i corpi, è forte. Mi ha dato un casino di numeri di telefono. C'ha 24 linee, eh. Io... A 35 euro. C'ha 24 linee, eh. Io a 35 euro. C'è 24 linee di telefono, la mia amica. Sì, ma dai, te sai, devi ammettere che io non solo metto meglio, ma ho tutta la cultura la potenzialità di avere delle fighe. Tu le hai le fighe, ma se vedi quella figa lì, se la sbriga. Di quelle che ne hai te, ne vale 100, dai, via, bisogna dirlo, dai. Te lo devo dire, non ti offendere. Te ti offendi, ma è così. Se è così, dai, Dio cane.